Buon pomeriggio e ben trovati al telegiornale delle 14. Come ampiamente visto nelle previsioni della vigilia, si andrà al ballottaggio per quanto riguarda il primo turno delle presidenziali francesi e saranno in lizza due nomi nuovi, l'indipendente Emmanuel Macron e la leader del Fronte Nazionale Marine Le Pen, separati da due soli punti di distacco nel primo turno, sconfitti il centro-sinistra e i repubblicani. Adesso tutto si concentra sul ballottaggio del prossimo 7 maggio. Sentiamo. Come era ampiamente nelle previsioni, sarà tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen il ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi, il cui primo turno si è svolto nella giornata di ieri con un'alta affluenza, nonostante il pericolo terrorismo. Con lo spoglio quasi ultimato, il candidato indipendente ha chiuso il primo turno con il 23,5% dei voti, seguito dalla leader del Fronte Nazionale al 21,9%, sconfitti l'ex premier Philippe Lon e Mélenchon al 19,5%. Si volta chiaramente pagina nella politica francese, è stato il primo commento di Emmanuel Macron, che sta attraversando un periodo inedito nella sua storia, il terrorismo, la crisi, e ha risposto nel modo migliore. La leader del Fronte Nazionale, acclamata dai suoi sostenitori, ha messo in evidenza di esprimere la loro più profonda gratitudine. È un risultato storico in un atto di fierezza di un popolo che solleva la testa e che ne confida nel futuro. Le dichiarazioni della leader del Fronte Nazionale alla vigilia delle elezioni, soprattutto dopo l'attentato avvenuto sugli Champs-Élysées, avevano creato polemiche ed indignazione. Ed ora una ampia pagina sportiva, incominciamo con il calcio. L'audace Cerignola ha festeggiato ieri sera a Piazza Duomo la promozione in Serie D, che arriva dopo 17 anni di amarezze e delusioni. Una Piazza Duomo gremita di tanti tifosi ha festeggiato i giocatori e l'intera squadra con l'obiettivo di arrivare a traguardi più ambiziosi. Intanto ieri sul campo è finita 2-2 contro la Vetrana. Sentiamo. La lunga cavalcata si è conclusa domenica sera con la festa in una Piazza Duomo gremita di tantissimi tifosi che non sono venuti a mancare all'ultimo atto della promozione in Serie D. Dopo la conquista sul campo prima di Pasqua con il 3-1 al Bitonto, c'era da completare l'ultimo tassello del campionato di eccellenza, la trasferta di Avetrana, un 2-2 bimbante che ha consentito all'audace Cerignola di mantenere l'imbattibilità esterna del Monterisi. I ragazzi di Francesco Parina hanno fatto ciò che dovevano fare. La gioia della storica promozione è ancora viva negli occhi dei giocatori, della dirigenza e di un'intera città che è tornata ad innamorarsi della propria squadra dopo anni di delusioni cocenti. Adesso si è aperta una nuova era che si spera duri il più a lungo possibile, magari con obiettivi più ambiziosi. Farina ed il suo staff riconfermati. Adesso si aspetta di capire se gli eroi della storica promozione saranno tutti riconfermati oppure ci sarà qualche cambio. Ma questa è una storia che sarà raccontata a voce ferme. Mimmo Siena, speciale news da Piazza Duomo, Cerignola, Foggia. Ma non è solo l'audace Cerignola a festeggiare la promozione in Serie D, anche il Foggia che torna finalmente nel calcio che conta. Dopo 19 anni con il pareggio in trasferta ottenuto a Fondi per 2-2, la squadra rossonera è tornata in Serie B. Non accadeva dai tempi di Zemallandia ed ora un'intera città si riappropria del campionato che conta. Sentiamo. Non è stata solo l'audace Cerignola a gioire per la promozione diretta in Serie D dopo 17 anni, anche il Foggia si prende meritatamente il palcoscenico che conta. Nella giornata decisiva della Lega Pro, la formazione rossonera di Giovanni Stroppa ha pareggiato 2-2 in trasferta contro i Fondi, che le consente il ritorno in Serie B dopo 19 anni. Era dai tempi di Zebek Zeman che non accadeva una cosa del genere. I rossoneri hanno condotto una partita gagliarda, doppio vantaggio nel primo tempo per poi farsi riprendere dai padroni di casa, ma alla fine la festa c'è stata e il punto conquistato è arrivato meritatamente. Grandi emozioni in una Foggia gremita
di colori rosso-neri. Si è festeggiato dal pomeriggio fino alle prime ore del mattino di lunedì. Per il sindaco di Foggia Landella si tratta di un risultato prestigioso. Non è solo un successo sportivo, ma il coronamento di un lungo impegno e la dimostrazione di una volontà e di una determinazione premiate con la vittoria del campionato. Un riscatto di una città che ci voleva e che ha messo in evidenza simbolo di orgoglio e di appartenenza. Mimmo Siena, Speciale News. Adesso facciamo un break per quanto riguarda il calcio, lo riapriremo in chiusura di giornale. Occupiamoci ora di pallavolo. È in programma la 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie B2 femminile. Era in programma la sfida tra la Libera Virtus e Sabaudia. Vittoria delle ragazze di Salvatore Albanese con il punteggio di 3-0. E noi a fine gara abbiamo intervistato il tecnico virtusino. Sentiamo che cosa ci ha detto. Salvatore Albanese, allora, netto 3-0 contro Sabaudia, vicini a un passo dalla promozione in B1, però dovevano succedere tutta una serie di risultati per poter eventualmente festeggiare oggi. Eh beh sì, ci voleva, per festeggiare oggi ci voleva solo la sconfitta di Manfredonia, Contro anche la a tie Selma Bari, break, esatto. sì, però invece adesso proprio adesso è finita la partita a Bari, vinto 3-1 Manfredonia, quindi diciamo così, festa rimandata, nel senso che comunque ci servono ancora 2 punti per la matematica promozione. E vorrà dire che sabato prossimo, perché giocheremo di sabato, ci vorrà ancora più pubblico qui con l'obiettivo di raggiungere il traguardo finale. Senti Salvatore, è stato un 3-0 netto, sostanzialmente le ospiti hanno avuto ben poco per cercare di tentare quantomeno una rimonta generosa. Sì, il Sabaudia comunque è una squadra molto giovane con due elementi più di esperienza che sono la palleggiatrice e la centrale Carminati. Adesso è una squadra molto giovane, quindi è una squadra che poi si è messa sotto pressione da subito, fatica un po' ad uscire dalle sue difficoltà. Però comunque è una squadra che ha in prospettiva buone individualità, un esempio dell'opposta, Caponi che dall'inizio ci ha dato parecchio fastidio, i primi scambi della partita sono stati punto a punto e lei stava facendo molto bene. Poi dopo abbiamo dato un po' l'acceleratore, in particolare in battuta, mettendo molto in difficoltà la ricezione, e così ci hanno anche facilitato un po' il gioco e anzi così ho potuto anche dar modo di dare spazio anche alle seconde linee e anche alle ragazze del giovanile che stiamo portando di volta in volta con il gruppo di B. E come promesso, adesso torniamo a parlare di calcio in chiusura di giornale, ossia il campionato di Serie A. La 14ª giornata del girone di ritorno ha visto di nuovo la Juventus vincere contro il Genoa per 4-0 ed aumentare il distacco di più 11 nei confronti della Roma. Ma non sono mancate sorprese importanti, innanzitutto il Milan che ha perso in casa contro l'Empoli, rilanciando le ambizioni salvezze dei toscani, così come per il Crotone che espugna la Sampdoria, il terreno di Marassi. Il quadro della giornata vede anche il pareggio 2-2 tra Sassuolo e Napoli, che frena un po' le ambizioni degli azzurri di Sarri, e poi il completamento della giornata, lunedì sera alle 20:45 con Pescara-Roma. Sediamo. La Juventus va a più 11 nei confronti di Roma e Napoli. Questo è stato l'esito del posticipo serale delle 20:45 della 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri vincono allo Stadium di Torino contro il Genoa per 4-0, grazie ad un'autorete di Muniz e poi alle firme di Dybala, Mandzukic e di Bonucci. E così sale a più 11 nei confronti dei giallorossi che chiuderanno il turno di campionato lunedì sera all'Adriatico di Pescara contro la formazione abruzzese. La lotta Europa registra interessanti verdetti. Innanzitutto il Milan che frena la sua corsa e perde in casa niente meno che con l'Empoli 2-1 che si rilancia in zona salvezza, così come il Crotone che con identico punteggio a Marassi batte la Sampdoria dopo averlo fatto contro la Fiorentina.
Fiorentina. Il Napoli frena la corsa al secondo posto, costretto al pareggio 2-2 dal Sassuolo, in una partita in cui ci sono state parecchie polemiche e anche due rigori non concessi agli azzurri. Nel quadro delle altre gare della giornata, da segnalare il buon momento dell'Udinese, 2-1 al Cagliari, il Torino che fa colpo grosso a Verona contro il Chievo per 3-1. Il quadro della giornata si concluderà lunedì sera con Pescara Roma, Mimmo Siena, Speciale News. E così siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con la nostra informazione stasera alle 19. Buon pomeriggio e buon inizio settimana.